Stop alla musica all'esterno dei locali dopo la mezzanotte, banditi gli artisti di strada rumorosi dalle 23 in poi e chiusura per tutti i locali alle 2. Il sindaco di Lecce spegne la movida e i titolari dei locali del centro cittadino insorgono, mentre sul web qualcuno celebra la morte del centro storico di Lecce. Il motivo è l'ordinanza emessa dal sindaco Carlo Salvemini, che detta le nuove regole della movida per consentire la convivenza tra le esigenze di divertimento e il diritto al riposo e alla quiete notturna dei residenti. Il comune da ieri ha anche messo in campo ulteriori controlli extra per far rispettare le regole. L'ordinanza, attiva dal 15 luglio, sarà in vigore fino al 30 settembre, eccezion fatta per la vigilia di Ferragosto e Ferragosto e di 3 giorni di festa patronale, ossia 24, 25 e 26 agosto. Dai proprietari dei locali del centro però si alzano voci di protesta. Probabilmente si poteva già fare tanto, i mezzi li avevano, perché c'è un'ordinanza bella e chiara del settembre 2015 dove regolava qualsiasi tipologia di orario, somministrazione, vendita, commercio eccetera. Quindi, facendo rispettare quell'ordinanza, avremmo avuto meno degrado all'interno del centro storico ed i residenti, che sono d'accordo con noi, gli obiettivi sono quelli uguali ai locali regolari, attenzione, sarebbero stati contenti come a noi. Invece il sindaco ha deciso di andare a fare qualcosa che secondo me è superfluo.